I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato beni per il valore complessivo di circa 1 milione di euro nei confronti di 2 soggetti socialmente pericolosi, un pregiudicato mafioso barcellonese ritenuto elemento di spicco del sodalizio clan dei barcellonesi e un ex consigliere comunale di Giardini Naxos con pregresse condanne per reati di usura. I patrimoni risulterebbero illecitamente accumulati nella provincia messinese, nei settori delle infiltrazioni mafiose, nel tessuto dell'economia legale e dell'usura. Il primo carico del vaccino Moderna è arrivato in Italia. Il furgone con 47.000 dosi, partito dal Belgio con destinazione Roma, dopo il valico del Brennero è stato scortato dai carabinieri. Pfizer invece ha stimato di poter produrre 2 miliardi di dosi del suo vaccino anti-Covid entro la fine del 2021. Finora in Italia ne sono state somministrate 701.623. L'EMA infine ha fatto sapere che AstraZeneca e l'Università di Oxford hanno presentato una richiesta formale per l'autorizzazione del loro vaccino contro il coronavirus e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. Nel periodo gennaio-novembre 2020 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 393.646 milioni, segnando una riduzione di 11.266 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione negativa, osserva il MEF in una nota, riflette sia il peggioramento congiunturale dovuto alla seconda ondata dell'emergenza epidemiologica, sia le misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il boom dello smart working e della didattica a distanza hanno fatto volare il mercato dei personal computer. Secondo i dati preliminari degli analisti di IDC, nel 2020 le vendite mondiali sono cresciute del 13,1%. Un incremento di questa portata non si vedeva dal 2010, anno in cui si registrò un aumento del 13,7%, al quale seguirono diversi anni di calo interrotti solo da una lieve ripresa nel 2019. In totale, considerando i computer fissi, portatili e le workstation, il 2020 si è chiuso con 302,6 milioni di PC consegnati.